Amici di Piacemi Ancora, oggi sono a Grosseto con due amici miei che vedevo presentare assolutamente. Lui è Mario De Lillo. 527.000 follower su Instagram, conosciuto in Italia perché si è inventato l'hashtag arte povera. Lui invece è Andrea Laganga, macellaio di Grosseto, famoso dalle mie parti perché si è inventato l'hashtag carne povera. 9.000 follower su Instagram. Ma boh, secondo voi, io, due così, potevo non farli incontrare? Potevo non portarli su Piacemi Ancora? Ah regà, andiamo a mangiare la carne povera, vai, portatemi dentro, vai! Mario, io ti ho invitato, ma ti piace la carne? Sto sicuro, sì. Mi piace che sì, che domanda mi fai? Guarda che meraviglie che ci abbiamo. Fiorentina, Tomahawk, questa di dov'è? Maremmana, finlandese, c'è sta di tutta Irlanda, prussiana. Cioè, c'è sta la carne da tutto il mondo qua, capito? Hai capito, ti ho portato, sì. Sì, ho capito, ma questa a chilo costa un botto, Michele. Lo so, infatti questa la guardi e basta, ok? Perché mo ti faccio vedere che mangiamo con 5 euro, eh. Però senti, un attimo solo, mettete, fai un giro per la macelleria. Io volevo presentare sto ragazzo, ok? Okay. Mi sa che suo merita. Ok, vado un'occhiata. Vai, un'occhiata. Sì, vacci piano, vacci piano. Andrea Laganga, macellaio di Grosseto. Quanti anni so che c'è sta macelleria? Allora, prossimo anno facciamo ben 50 anni di macelleria di famiglia. Okay. Questa ristrutturata è il quinto anno di vita di questa macelleria. Andrea fa parte della Nazionale Italiana Macellai. Sì, perché sembra incredibile, ma l'Italia ha una Nazionale Italiana dei Macellai. Non è che gioca a pallone, cioè fanno proprio i campionati di macelleria, tagliano, dissossano. Cioè, avete proprio un discreto palmarès di vittorie? Certo che sì. Un po'? Germania, campione d'Europa, e abbiamo vinto la miglior salsiccia in Germania. Girardino, dentro del Piero, del Piero! Che poi vinto, aspetta, siamo andati dai francesi. Siamo dai francesi. E abbiamo rivinto. Ah, la miglior salsiccia! Cioè, tu sei andato con i francesi e con i tedeschi e hai vinto la miglior salsiccia. No, è bello. Sì. E poi ora si va in America. Qui bisogna andare a vincere il mondiale. Cioè, quando ci avete questi mondiali? Settembre 2022. Ah, ragazzi, seguiteli su Instagram, sta Nazionale Italiana Macellai, perché ci racconterà il Road to America. Andatele preciso. Sacramento! Sacramento, ha capito. L'hanno scelta piccola la location. Allora, tu sai quello che devi fare. Dovemmo far mangiare Mario con 5 euro. Se no, non è credibile, capito? Cioè, adesso io gli faccio vedere il Wagyu e il Kobe, ma non glielo potevamo dare. Lui si merita la carne povera. Direi. Anche perché c'è tutto un discorso dietro che poi approfondiamo. Ma guarda che si mangia anche meglio. Mario, io non è che ti ho portato da Gigi o Zuzzone, capito? Questa è una delle migliori macellerie della Toscana, della Maremma, a voglia. L'hai mai vista la carne giapponese? È il famoso Kobe, 250 euro al chilo. Senti una cosa, ma... Dimmi. No, allontanandomi un attimo. Dimmi. Ma se invece che mangiassela, sa imboscamo, sa rivendemo magari su. Metà sa mangiamo, metà sa rivendemo. Non so se ci casca, che se non ci sta a guardare. Quanto costano, no? Quelle cipolle là? 250 euro al chilo, raga, porca. La rimettevo a posto. Non fare lo stronzo. E la ganga, vieni qui, esci, vai, esci il lobo, vai, esci il lobo. Vada qua, vada qua. Mamma mia, che schifo. Vediamo se indovini quanto sta al chilo questo. Questo, vedi quanto è grosso, guarda là che sleppa. Aspetta, questo è bue, viene dalla Spagna. Secondo te al chilo quanto sta? Almeno una piotta. 130 euro al chilo. Quindi 130 euro al chilo in macelleria diventano al ristorante 200 euro al chilo. Hai capito, c'è tutto sto business dietro. Me coglioni. Te che preferiresti, quella giapponese o quella spagnola? No, tra tutte e due ti dico la verità, questa. E invece no, non te mangi né quella, perché se ne andiamo alla trippa oggi. Ti piace la trippa? Allora io, seppure sono romano, ma su questo mi diranno tutti i romani, io la trippa non ho mai mangiata. Perché mio padre è sempre con questa trippa, però visto che è un po' viscida, un po' molla, sì, a me mi fa senso. Quindi oggi sarà la prima volta in vita mia che mi mangia la trippa. Alla ganga, se tu gli fai la trippa buona perdi tutti i follower. Onorato! Ok. Vado un attimo dai ragazzi. Certo! Piccolo imprevisto, cioè che non è tanto imprevisto, perché Mario sta raccontando la macelleria alla ganga su Instagram. Sono venuti un po' di suoi fan. Oh Mario, se tra tutti si raccimola 5 euro! Esatto! Ciao amici di Piacemi Ancora, breve interruzione per dirvi che è uscita la nostra guida Steakhouse e Macellerie d'Italia
400 indirizzi utili dalle Alpi alla Sicilia, ci sono tutte le province. La trovate su Amazon, basta digitare il titolo della guida o al limite il mio nome e il cognome, oppure vi lascio il link in descrizione. 13,50€, 350 pagine, così sapete dove andare a mangiare carne di serie A. Te sta a piacere sta storia della carne? Te sta, ho visto che c'è quella che fa Sì, ma quella che si mangia. Bravo. Senti, allora famo così. Mo io vado un attimo da Andrea, che gli devo chiedere ancora un par di cosette su sta macelleria che è molto figa. Tu invece vai da Francesca qua, biondina là, non c'è bisogno che te la presento. No, no. Ti dai 5 euro per pranzo e ti spiega come bere bene con poco, ok? Francesca sta là, io lo faccio. Ma sempre c'è, tutto compreso pure il vino. Ma certo, nei 5 euro, c'è un bicchiere. Ok, va bene, grazie. Ci rivediamo in cucina. Va bene, non vi mangiate niente. Sei cucinate? No. Oggi impari. Dai. A dopo. Mario, io ti do da 5 euro. Guarda, mi ricordi sempre a me, mi tengo io, non ti preoccupare. Senti, io devo pensare bene, ok? Ma io so che tu sei figo. Voglio tutti, voglio centinaia, milioni, quanti ce n'hai? Mezzo milione. Io manco te seguo, però vabbè. Ci tu non mi segui. Però me ne vado, questo non mi segue su Instagram, ma di che sta parlando? Però da oggi ti seguo, perché ti ho conosciuto, mi piace, mi stai simpatico, quindi assolutamente. Invece te mi stavi simpatica, poi ho saputo che non mi segui e mo mi stai antipatica. Sì. Sei rotto qualcosa. Sì. Quindi io ho portato delle bottiglie, ok, che costa veramente poco, ma sono molto molto buone. Un bianco, ok, un bianco. Campano, coda sì. di volpe e un rosato, delle Marche. Fantastico. Eh? Ma perché ci hai disegnato un melograno? Perché praticamente dove sta la vigna c'è un momento del giorno che c'è una luce particolare che è praticamente questo colore qua. Diventa tutto così col sole, no? Sai, il tramonto. Certo, ho fatto sta domanda, io ho fatto sta domanda per ingannarla e mi ha saputo rispondere. Ora sei esperta veramente. Vuole massaggiare prima. Vuole massaggiare. A stomaco vuoto, via. Guarda subito qua, botta che tendo, ti senti allegro. I contenuti escono fuori uno dopo l'altro. Ok, da paura, dai. Andrea, mentre Mario e Francesca parlano di vino, io volevo però fare un approfondimento su sta macelleria che è completissima. Ma c'è una marea di prodotti, come possiamo dire, alternativi, no? Prodotti accessori. Accessori, cioè, guardate qua ragazzi, giriamo la camera, guardate qua, sulla... Cioè, guardate che salumi, cioè, questa che è? Dice, questo, è il questo è il guanciale che noi chiamiamo gotino. Perché, il gotino si sì, chiama? Sì, perché maremma è la gota, no? La gota gotino, del maiale. Ok, e figa sta roba, il gotino. Guanciale. A Roma si chiama guanciale. Guanciale. Ragazzi, dalle vostre parti come si chiama il guanciale e o gotino, ditemelo nei commenti, che a me piacciono da morire i momenti di confronto. I vari salume, il salume di cinghiale, il cinghiale non può mai mancare, il maremma, no, assolutamente, il capocollo col finocchietto selvatico, pancetta steccata, insomma sta robetta non ci rientra nei 5 euro. No, un po' di più, un po' di più. Beppe, tu sei quello che firma tutte ste leccornie? Ma non solo le firmo, si producano. Si producono? Perché, dimmi Beppe. Perché concede, quello è il prosciutto. Sì. Che ha già 12-13 mesi. Sì. Tu sei più mastro norcino o più macellaio? Come ti senti? No, io sono macellaio vero. Dall'inizio alla fine ti porto a termine tutta, che oggi non lo sa fare quasi poco. Si chiama quasi mestiere questo? Mestiere, da oltre 55 anni. Due o tre domande tecniche. Dì. Se guadagna di più col manzo o col maiale? Dipende, trasformare, lavorare in una certa maniera. E naturalmente se fai tutto come facciamo noi in famiglia. Tu c'hai più soddisfazione allora col manzo o col maiale? Chi te dà più? Io tutto, perché per me ancora c'ho una passione dopo 55 anni. Oh, ma tu sei politico, ti ho fatto due domande, manco una risposta, una allora ricominciamo. Puoi guadagnare tanto con l'uno con quell'altro, non è che mi voglio ripetere. No, ma qua, la domanda. Qua. Ma la macelleria La Ganga guadagna perché trasforma in famiglia. Amici, anni a intervistare i politici nella mia vita precedente e lo ritrovo qua ma non sotto forma di Giuseppe. Perché... Lui è Giuseppe, ragazzi, papà di Andrea, mi ha tenuto un quarto d'ora, ha fatto un monologo. Sappiate che questo signore ha un mestiere così, dovete guardare le braccia, dimmi se vado bene, esagero? C'ha due palle così. Noi ci abbiamo un laboratorio. Parla. Scusa, la solita taglia. Sì. Hai detto io? Vai. Io vado da Maria e Francesca. Mi lascio a Giuseppe. Ciao. No, ciao, non posso stare. E questa è la famiglia La Ganga. Ma questa messa di che fa scrunch scrunch. Vuoi sentire? Oddio, pare la crosta del pane, pare. Oddio mio, come sto svenendo. È la parte più buona. Mortacci quanto è buona pure questa. Allora ragazzi, nel frattempo quei due si sono ambientati perché stanno a bere, si sono pure vestiti, si sono... Ti hanno fregato un cappellino, credo. Due! Fagli l'annuncio che bisogna andare a cucinare. No, non si mangia, si va a cucinare. Namo, forza. Ti vedo in gran forma, Mario. Ti sei già ambientato. Ti avrà fatto bere mezzo litro di vino come minimo. L'ho anche annusato. Dai, andiamo a cucinare.
La Gangas Sabrina? No. Stefania? No. Serena? Sì. Ah, sto indovinato. Comunque sì. Tu sei davvero la sorella di quello là? Sì. RDNA a volte, che scherzi che te fa. Vabbè, meglio così. Scherzi. Grazie, Sere, basta. Prego. Andiamo al nocciolo. Perché ho organizzato carne povera, quarte povera? Perché il messaggio che dobbiamo mandare, ragazzi, è un messaggio forte, un messaggio importante. C'è sta erbaglio da 250 euro al chilo, ma noi solo mangiamo una volta nella vita. Sì. Cioè, la gente potenzialmente se toglie lo sfizio. Lo prova. Assaggiate erbaglio. Poi però, ragazzi, la bestia non è solo bistecca. La bestia è pure trippa, questa qua che è lo stomaco, che se ve la cucinano in maniera fatta bene, ragazzi, è buona, perché la bestia va consumata tutta, non potremo morire di bistecche. Concordi, condividi? Concordo. Bene, davvero me la devo cucinare. Qui abbiamo la trippa, che è lo stomaco del manzo, che abbiamo già tagliato a striscioline. Ti insegnerò a cucinarla in modo croccantino. Oh. Francesco, questa è trippa, che ci se beviamo? Mi sa che se siamo bevuti. Se siamo bevuti. Prendi un po' di striscioline e mettile qua dentro. Ma con le mani? Con le mani. Così? Sì. Olè. Vai. Tira su un pezzettino un pastellato e buttalo qua nell'olio. Uno singolarmente? Vai, uno. Olè. Perfetto, vedi? Una cifra. Vai, lascia il curriculum alla macelleria della carta, vai. Poi, nel mentre, un'altra ricettina sfiziosa, sì. Prende queste salsiccine qua, impastellarle e mettele anche qui. Posso? La mangiare la salsiccia fritta? No, ti dico la verità, non mi capita. Vado, vai, quante ne metto? Vai, quanti siamo? Una per uno, vai. Una 6, per uno. 7. Direi che nella sua vita, per aver fatto solo riso col tonno e uova sode, se la sta cavando decentemente. Beh, no? Perché ho visto tante volte farlo, capito? Sì. Mia madre, mia moglie, tutta gente che... Cioè, lui sta seduto a casa e guarda l'altro che cucina. Classico maschio medio italiano. Quindi tua moglie e tua madre oggi saranno felicissime. Esatto. Specifichiamo . Che questa è una cosa che stiamo facendo per... Lo stai a fare proprio tu, per come vuoi fare, dimmelo. Se volevi specificare, Mario... No, per lo spettacolo, per lo show, una rappresentazione artistica di un contenuto. Ma senti, bella croccantina. Madonna, mio padre vedrà sto video, sarà fiero di me, perché lui, sai, cioè, un romano che non ha mai mangiato la trippa è una vergogna per la famiglia, no? Guarda, ancora levo i polpettini, butto sempre qua dentro. Sempre là. A me piace abbastanza saporita la roba, ti dico la verità. Una cirata di pepe? Ma sì, perché no? Perché no? Voglia, visto che ho cucinato. Bene, ragazzi, allora praticamente dalla trippa listarelle siamo passati alla trippa fritta, ok? Buona, bravo, ottimo. Cuciamo bene? Sì, praticamente, mentre invece questa è la polpettina di maiale, che io mi mangerei anche cruda, e l'abbiamo fritta, molto interessante. Che prevedi ora al menù? Allora, ora qui abbiamo il lampredotto. Lampredotto! Il lampredotto! Il lampredotto hai mai mangiato? No, non sapevo manco cosa fosse. Era sempre la panza della mucca. Sta panza della mucca è sottovalutatissima. Dillo un po' veloce, sottovalutatissima. Sottovalutatissima. Sono il bravo di me. È merda, che stiamo parlando. Mario De Lille. Scusa. Strizza il limone, Francesco, strizzami ancora. Mamma santa, che buono. No. Bene, qui abbiamo finito di cucinare, ragazzi, facciamo un riepilogo. Qui abbiamo la trippa alla butera, qui abbiamo invece uno spezzatino di maiale, qui abbiamo i fegatelli, buoni pure questi. Qui in teoria c'era una volta il fritto, ma se lo siamo mangiato mentre aspettavamo che le altre cose cucessero. E qui, ragazzi, abbiamo il lampredotto, che da queste parti lo sanno fare proprio bene. Ok, mentre io presento sta roba, che se mangia, Francesca? La fetta di limone, ma dai, ma sei vergognosa. Ora, ragazzi, coronerò il sogno della mia vita, mangiare dentro una macelleria. Chiusi dentro, murati dentro, con noi dentro e voi fuori. Au, ma che ne sapete voi che fate tanto i fichi, casa, sciasa, cura, fassona? Ma beccate questa trippa a buttare coi fegatelli al forno e sarcisce fritte di carne povera. Caro Andrea, tu ci hai preparato il piattino, qua dentro ci devi mettere roba per 5 euro, tu caccia i soldi, prepara. Quindi qua, 5 euro o vino escluso, perché ci pensa Francesca. Perfetto. Dai, allora, cucchiaiatina di trippa alla buttera. Quello qui un manuale ce lo sfamiglia. No. Poi un assaggettino di lampredotto. Ho speso 5 euro quello. Un po' di salsina, vai, qui ce la metto. Giusto. Poi un fegatello. Un fegatello. Bene. Una polpettina fritta. Sì. Ci stava uno stick di trippa, ma ve la siete già. Se siamo per tutto, vabbè, ce ne mettiamo, ci mettiamo un altro di questo. Vai, perfetto. Poi ho perso le mani,
Insomma, guarda, dai, una fetta di pane in più. Ok. Guarda, così. Oh. Per l'equivalente di 5 euro. 5 euro. Questo 5 euro, non stiamo dicendo fregnacce. Tranquillamente. 5 euro, come avevamo detto, senza trucco e senza inganno. Posso metterli qua? No, mettili da. Vieni in saccoccia, in saccoccia. Metti in saccoccia, vai. Chiedi, sei meritati. Vai! Bene ragazzi, allora vi ho fatto vedere quello che si riesce a mangiare con 5 euro. Ovviamente, stando in Maremma, stando a Grosseto, siamo andati sulla trippa, ma io sono assolutamente convinto che in qualunque parte d'Italia con 5 euro, se trovate il macellaio giusto, quello bravo, ve fa mangiare bene con 5 euro. Poi se vogliamo bere, qui Francesca entra, diciamo, in cattedra 3, perché cosa ci hai portato da bere? Due vini che costano poco, ovviamente. Sono pure buoni. E certo. Allora sì, so buoni sì, mica perché diciamo che io e Mario l'abbiamo assaggiato. Abbiamo degustato. No, non l'avete assaggiato. Avete finito, avete. L'abbiamo annusato. Sì. Quello di volpe pitigni autoctono. Bello saporito, bello ampio, grosso proprio. E poi invece questo Marche Iesi, sì. Rosato di Rotoscio, sì. Che è un blend di uve. Montepulciano, Merlot, Lacrima e Sangiovese. E fammi capire, se io vado in enoteca, questo quanto costa? 10 euro, pure questo. 10 euro. Quindi noi siamo praticamente 7, 1,50 euro. Quindi tu mi stai dicendo che con 6,50 euro mangiamo e se beviamo. Bravissimo. Tu mi stai dicendo. Lo dico io che. No, aspetta. Tu mi stai dicendo che con 6,50 euro mangiamo bene e ci beviamo un bel calice di vino. Certo, certo che si può. Allora, ragazzi, mi raccomando, il macellaio deve diventare il vostro miglior amico e il venditore di vino deve diventare pure il vostro miglior amico. Il vicino di casa. Il vicino di casa. Mario, te sei divertito? Una cifra, mo però non vedo l'ora di magnate. Allora, ragazzi, non li tengo più. Grazie alla macelleria La Ganga, seguiteli sui social. Un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Ciao! Oh, ma che ne sapete voi che fate tanto i fighi che la Sasha, la Sakura, la Fassona? Ma beccate questa trippa a butterà! Non mi ricordo come si chiamano questi. Cazzo, andavi strabene.